Allora, altre ipotesi, purtroppo può succedere, omicidio stradale, avvocato. Allora, l'omicidio stradale, ho ricordato prima, no? La riforma che è stata portata appunto nel 2016, proprio, ripeto, a salvaguardia della nostra vita, della vita degli altri e dell'integrità fisica. Allora, Anche di tante vittime, che c'erano di tante tante vittime, vittime perché che non proprio venivano, non questa ricevevano. sostanzialmente è un'esigenza che è stata fortemente sentita, perché io mi ricordo che c'erano all'epoca molte trasmissioni in cui si parlava della necessità di riformare, no? Proprio a tutela della vita, perché molto spesso si rimaneva vittime, ma proprio vittime, si perdeva la vita a seguito di un incidente stradale e poi le pene. Diciamo, ma come? Mio figlio, mia mamma, mio papà, una persona a noi cara, Assolutamente. qualunque persona perde la vita e poi vediamo che magari la pena non era così Congrua. adeguata, no? E proprio per rispondere a questo ci ha pensato la legge nell'introdurre l'omicidio stradale e in questo caso le pene sono veramente più pesanti, quindi ancora una volta attenzione. Allora, perché cosa ci dice? Che chi cagiona la morte sempre per violazione delle norme sul codice della strada è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Attenzione, sempre ricordo, la guida in stato di ebbrezza sotto C'è l'influenza di sostanze un'aggravante, quindi. stupefacenti, esatto, soprattutto la lettera C, perché allora in questo caso, se non erro, si va da 8 a 12 anni in di reclusione, okay? Invece per la lettera B, che era quella di fascia intermedia, ricordiamolo, allora in questo caso la reclusione è da 5 a 10 anni, comunque pesante, ok? Quindi attenzione veramente quando vi mettete alla guida, perché a volte si può trattare purtroppo di un caso fortuito e ti porto l'esempio di un cliente, ok? In questo caso mi ha quasi umanamente dispiaciuto per la situazione in cui si è venuto a trovare, perché si è trovato in una situazione di questo tipo a seguito del fatto che magari si era fermato ad una linea di arresto, ha guardato, okay, prima di attraversare e fare manovra di svolta a sinistra, e in questo caso cosa è successo? Che si è trovato due ragazzi, okay, con il ciclomotore, i quali però procedevano ad una velocità sostanzialmente molto elevata. In questo caso purtroppo si è avuto un evento tragico, okay? Però in questo caso sì, è Ci sono vero, c'è morti. responsabilità sostanzialmente in capo, però anche in questo caso attenzione veramente anche a chi si mette alla guida, che deve a propria volta rispettare i limiti, okay? O comunque le prescrizioni del codice, perché in questo Ma caso questo ti qua è un certo ripeto, povero diavolo, che cosa c'è? Lui ha è processo rispettato le penale, però gli è stato contestato un'omessa precedenza, okay? regole. Ah, Per doveva cui dare, la quindi c'è stata una precedenza, violazione del codice. sì, esatto. E quindi anche, per ripetermi anche e ricollegarmi alla domanda che mi era Precedenza a stata fatta, sinistra, doveva darla. No, svoltando a allora, sinistra. aspetta, perché aveva la stop a Ah. lui, no? Quindi si doveva praticamente fermare e dare la precedenza ai veicoli che provenivano dalla via. E quindi in questo caso, ecco, per rispondere, no? Perché a volte le sanzioni sono veramente pesanti, ci troviamo in situazioni veramente difficili, a volte anche veramente per il concorso degli altri. E in questo caso dire la pena è adeguata o non adeguata dipende anche dal caso concreto, però è anche vero che la legge anche su questo punto è intervenuta, perché dice che ovviamente la pena può essere diminuita fino alla metà nel caso in cui l'evento non sia di esclusiva competenze, Responsabile. quindi responsabilità sostanzialmente della persona, e quindi ci sia concorso anche in capo Sì, però all'altro. siamo sempre nel penale. Io non Ah, voglio sì, fare l'avvocato assolutamente sì. dell'avvocato, però, ma c'è una precedenza, Avvocato del diavolo. sì, paradossalmente così, c'è una precedenza di diritto e una precedenza di fatto. Quando io ho già occupato un pezzo della strada, piano piano, perché sono fermo, do la precedenza, guardo, non c'è nessuno, ingrano la prima e poi un razzo sotto forma di Infatti è motorino quello che con sto due pensando. astronauti a bordo mi viene addosso e casualmente il corpo di quello che muore fa 27 metri sulla destra della mia macchina. Giudice dei miei, come dire, ma non ti accorgi che questo qui ha fatto questo volo e che veniva come un siluro? Io cosa vuoi che abbia?
l'omicidio stradale. Ecco, questo, c'è sempre una ricostruzione, certo, della sinistra. Certo, ma so, voglio dire questo, infatti, proprio questo voglio dire, che purtroppo questo tipo di ricostruzioni spesso sono, spessissimo, sono lacunose, non ci sono testimoni, non c'è nessuno, non c'è nessuno nemmeno che voglia fare questo. Per cui è enormemente difficile, per questo bisogna... Ci sono i rilievi, vengono certo, compiuti... Certo, i rilievi, tutto quello che vi pare. La gente, la sicurezza anche in questo caso, quelli che fanno i rilievi sono pochi. Spesso capita, c'è un incidente, sì signora, ma c'è un incidente a 5 km, là stanno facendo dei rilievi, c'è una coda che non finisce più, non abbiamo personale, aspettate un attimo. Questo succede, questo succede. Se io vado al pronto soccorso e ho una ferita, non è che mi dicono non abbiamo nessuno, torni fra 3 giorni. Troveranno un altro medico, perché ci deve essere, non può essere, quindi se non si fanno le cose. Secondo lei è anche il sistema. Il sistema non vuole la sicurezza, perché se ci fosse la sicurezza ci sarebbe la metà del PIL. Quindi, e invece senza sicurezza o con una sicurezza un po' così, un po' arrabattata, si dà da lavorare a una marea infinita di persone. È un paradosso, certo, però è così. Funzione di deterrente di questa pena, secondo lei, o no? Non credo. Di questo inasprimento? Non credo. Guarda, io sono anche contrario sotto questo aspetto alla pena di morte, perché la pena di morte non è un deterrente. Non è un deterrente dal punto di vista sociale. Dove c'è la pena di morte, ammazzano lo stesso. Non è che si mettono paura e allora sono tutti buoni. Vogliamo fare un discorso serio? Negli anni che ha fatto scuola, che è andata a scuola, lei quante volte ha visto carabinieri, poliziotti, avvocati, giudici, persone come carabinieri in pensione che le hanno parlato di sicurezza stradale? Beh, a scuola, sui miei tempi a scuola non si faceva. Cioè, ai suoi tempi c'erano in proporzione le stesse macchine di adesso. Oggi non si fa lo stesso. Di cultura e di educazione. Oggi non si fa lo stesso. Oggi non si fa lo stesso e non si va a dire se non ai ragazzi. Di volontari, tanto per dire, quante scuole portano i ragazzi, certo, 2 ore a settimana all'ospedale traumatologico di zona, fagli vedere come stanno quelli che stanno in carrozzella perché da, certo, imbecilli andavano senza mani sulla moto. Quanti le portano? Quindi nessuno. Sei fattore di cultura e nessuno. Di educazione, assolutamente. Io devo chiudere perché siamo arrivati al termine. Una battuta di chiusura, avvocato, anche a lei. Sì, appunto mi ricollego, quindi importante la prevenzione, stare attenti, sarebbe importante veramente un'educazione all'osservanza delle disposizioni, laddove vi sia violazione, io mi ripeto, ma perché so bene le conseguenze, mi raccomando, affidatevi a persone che ben conoscono la materia. E quindi Federcontribuenti se ne occupa. Lo può fare anche nelle scuole. Federcontribuenti, anche nelle scuole lo può fare. E quindi magari essere... Certamente. Perfetto. Allora io vi ringrazio, grazie. Avvocato, grazie Edoardo Sivori di essere stati qui con noi con Federcontribuenti. Naturalmente affronteremo ancora questi temi, voi però scriveteci, potete anche suggerirci delle questioni, fare delle domande, poi noi giriamo i nostri esperti e i nostri ospiti. Non vi anticipo il prossimo tema, quindi continuate a seguirci. A presto, a domani.